Le storie di Oltrebuio, parte 37 di Kid d'Amore. Ehi, dove va? Quel rimprovero lo fece tornare con i piedi per terra e per la precisione al centro del salotto. Dall'istante in cui superò la porta girevole, Lucy aveva respirato un'aria di magia e inquietudine, che sommata al suo stato confusionale, lo stesso che l'aveva portata a svenire qualche ora prima nelle braccia del baldo garzone, la rendeva facilmente stranita e straniante a ogni stimolo. Era caduta nell'irrealtà della celluloide, alimentata dal profumo di vaniglia della sala e dal legno stagionato del palco. Non vedeva l'ora di sprofondare nella morbida poltroncina. Quella voce alle sue spalle, convinta di essere l'unica presenza in carne e ossa in quel luogo abbandonato, la risvegliò. Dall'esterno era un anonimo fabbricato basso, simile a un supermarket sviluppato in larghezza, costellato di ampie vetrine come un negozio di alta moda. Ma invece dei manichini c'erano i cartelloni, affissi con continuità tale da non lasciare uno spiraglio. Si passava dagli occhi malinconici dello scimmione appeso al grattacielo alla corsa della morte in un deserto post-apocalittico. Da baccelli spaziali capaci di conquistare le menti umane a una prelibata gelatina venduta in barattoli capace di creare dipendenza quanto una droga, fino ai classici in bianco e nero delle dive con la piega perfetta e uomini sempre in frac, e ancora rassegne di fantascienza con equipaggi in calzamaglia su missili di cartone. Dopo averlo circumnavigato a cavalcioni della bici, si decise a legarla a un palo e oltrepassare la soglia del Tempio dei Sogni. Si trovò di fronte alle mani violacee di uno zombie di 2 metri che avanzava dritto verso di lei, pronto a strangolarla. Sopra la maglietta stracciata brillava la scritta fluo «Dead are coming», e gli orari di programmazione puntati sul cartonato a grandezza naturale, per poco non ci sbatteva contro. Signorina, lo fa il biglietto o no? Ne avrebbe fatti anche 2 pur di non andarsene prima di raggiungere la poltroncina e abbandonarsi a quel confortevole torpore avvolta dalla tappezzeria rossa e dalla luce soffusa delle applique sui pannelli scuri. Lucy aveva voglia di popcorn, di cullare un cestino sulle ginocchia e affondarci la mano. La crocchia nera, perfettamente appuntata al centro della nuca, si sollevò dalla lettura in cui era assorta. Un fumetto che aveva già visto. Pieno di contenuti espliciti, surreali situazioni che sfociavano nel parossismo condito di frattaglie e gargarismi a rigetto scenografico. Roba per adolescenti. La guardò dietro la montatura finissima color oro. Ma certo, li facciamo noi, li potrà acquistare in sala. Ora vada che sta iniziando. Lucy, biglietto in resta, galleggiò apatica nella soffice moquette fino al pesante tendone di velluto, il varco tra due mondi, preceduto da un'anticamera inframmezzata da un'altra tenda. Oltre sospirava il buio artificiale diffuso e le rade sagome sparse e riconoscibili con cappello e senza. Avanzò incerta tra i filari colpita dal raggio del proiettore, ubriaca senza aver bevuto. Giunta a metà del casellario, finalmente si abbandonò al richiamo del cuscino. Sullo schermo una giovane urlava con le mani nei capelli. Assalita da un nugolo di imprecisati volati di neri, correva lungo la strada deserta in discesa verso l'inquadratura che si spostava ai lati, dove altri incauti passanti venivano travolti da gente in corsa che strillava inconsulta, mentre quelle che sembravano enormi api riempivano la visuale di un pulviscolo brulicante sulle teste della popolazione in fuga. Tutto era così vivido che le parve di sentirle addosso, sul collo scoperto, colpire e volare via. E in effetti qualcosa l'aveva punta. Si voltò e nella penombra, qualche sedile più indietro, 3 sagome sgomitavano e ridacchiavano sparando popcorn con un cartoccio a mo' di ciarbottana. «Ehi, voi!» Il trio si zittì. Si consultarono con gli occhi, poi all'unisono la chiamarono per nome. Finalmente aveva ritrovato quei marmocchi.